Guardanti e scampie. E' questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Sandro Fuscito, capogruppo comunale della Federazione della Sinistra. Ecco, l'assessore Tuccillo ha dichiarato che i di non aventi diritto di Scampia non possono essere allontanati dalle proprie abitazioni per una questione di ordine pubblico, intanto però in precedenza erano stati allontanati anche i disabili. Ma una grande confusione nella vita amministrativa napoletana, un inizio nel quale il buon assessore ha fatto recapitare diffide e realizzato sgomberi. A ingegneri senza frontiere, all'associazione dei disabili, messo in discussione anche le migliori esperienze artistiche e culturali della nostra città. Passato un anno nel corso del quale la regione, con un po' di malizia anche istituzionale per far sì che i comuni si assumessero la responsabilità, ha dato l'opportunità di una sanatoria. Noi non siamo per la illegalità o per la tutela dell'abuso. Chiaro che però noi dobbiamo conoscere una città nella quale le case sono occupate da delinquenti, da criminali, ma anche da persone bisognose. Ci saremmo aspettati un'azione efficace in questo senso. Si poteva tranquillamente recepire la sanatoria, ma distinguere nell'ambito degli strumenti di cui la legge dispone precedenti penali, contesti ambientali, task force con la prefettura e distinguere chi eh, occupa una casa, magari dopo aver dato in la propria, la occupa con gli strumenti dell'abuso e dell'oppressione e chi, eh, come dire, donna abbandonata con minori, invece non ha effettiva alternativa. Non si è fatto nulla, nulla di nulla, non si è data una risposta in nessun senso. Se parliamo di scampia, una cosa sono le abitazioni e una cosa sono le vele. Certo, se poi l'assessore che non è stato in grado di avere un atteggiamento deciso sulla sanatoria si ricorda che bisogna evitare di sgombrare le vele che a loro volta devono essere abbattute, per cui furono rimosse le scale e nelle quali si allineano le centrali anche della droga, è veramente uno stato confusionale. Ecco, la città intanto ha riaperto riproponendo l'emergenza mobilità, gli autobus dell'ANM dell quasi inservibili e qualcuno ha ipotizzato per superare l'attuale impasse, soprattutto economico, che gli autisti facciano anche da bigliettai, da controllori. Vabbè, ovviamente le, le ricette facili possono essere sempre a, alla portata di tutti. Il dramma è che Napoli, essendo una realtà più gravosa dell'Italia intera e del, dove tutto appare più accentuato, è una città che soffre con maggiore diciamo, evidenza i gravissimi problemi finanziari. La NM ha 250 milioni di euro di crediti con il comune di Napoli. Ne riversa a sua volta in debiti verso le società e la cooperativa che si occupa della manutenzione delle pulizie, nell'ordine di 10 milioni di euro. Se non erro, Costei oggi ritiene, in verità dopo lunghi anni di discutibili capitolati, che non vi siano più le condizioni per andare avanti ed annunzia 75 esuberi. Allora se il risanamento lo devono pagare quei lavoratori e quelle lavoratrici che guadagnano 800 euro al mese, che hanno già il part time, che si provengono dalla eh, provincia per guadagnare un tozzo di pane, significa che veramente insomma, stiamo prendendo una via sbagliata. La via del risanamento parta dalle grandi ricchezze e dai grandi patrimoni, ma il progetto politico anche del sindaco ha un suo fondamento se si riesce ad ottenere una legge per Napoli nella quale, come abbiamo detto tante volte e anche voi ve ne siete occupati, si riesce a ristrutturare il debito, a creare le condizioni di liquidità, a pagare i creditori e a difendere il lavoro. Apriamo ora una finestra sulla politica nazionale. Sandro Fucito è componente della direzione nazionale della Federazione della Sinistra. Salvo sorprese si voterà in primavera ed è aperto il dibattito sulla legge elettorale. Voi non siete presenti in Parlamento, ma qual è la vostra opinione? Si dibatte tra preferenze e collegi? colleghi. Al di là di preferenze e collegio noi vorremmo il proporzionale, è a tutti chiaro che in un Paese nel quale alle europee con gli sbarramenti, il proporzionale è senza sbarramenti se non minimi, eh, si è detto che questo, le nuove leggi servivano per diminuire il numero dei partiti, mai è stato così alto il numero dei partiti, non parlo di quest'ultima scorcio di legislatura è veramente strana, nelle quali i gruppi parlamentari costituivano una volta in Parlamento gruppi che arrivarono se non erano al numero di 48. È grave che in questo Paese milioni di elettori non abbiano avuto rappresentanti per via degli sbarramenti, è gravissimo che si votino delle coalizioni e come nel caso di Monti ci si ritrovi un qualcosa, un potere sostenuto da partiti che a loro volta... Navigavano in coalizioni diverse. Queste per noi sono principi inaccettabili. Quindi noi proporremmo un proporzionale con uno sbarramento minimo che sicuramente offrirebbe la piena e giusta rappresentanza in questo momento del popolo italiano. Al di là di questo, notiamo che il Partito Democratico, invece come dire, di notare la gravità della situazione di partecipazione, di fiducia nella politica e di democrazia propone il premio alla prima lista, che è come dire una riedizione della legge truffa del 53, probabilmente. Tuttavia, la sete forse di governare insieme, di avere grandi alleanze che gratifichino i fondi di investimento e la finanza, sembra maggiore della sete di avere un paese nel quale i cittadini possono dire la loro, nella quale non sia più possibile eh, come dire, affrontare una, una crisi grave, ma soltanto prevedendo che si va in pensione a 67 anni soltanto distruggendo la sanità, il lavoro, il pubblico impiego, eh, dando libertà di licenziare. C'è paura forse che irrompano le istanze. Come è del tutto evidente di un mondo nuovo, dei proponenti di una patrimoniale, di coloro che pensano che il lavoro sia sacro ed inviolabile, di coloro che pensano che. Non sia civile che un 67enne guidi l'alta velocità a, 37, a, a 300 all'ora e lo faccia da solo perché hanno eliminato anche il doppio pilota. Di coloro che pensano che la scuola pubblica debba esistere, che centinaia di migliaia di incaricati e di precari che sono stati giustamente nominati in passato non debbano andare per strada, che 300.000 esodati a 58 anni non abbiano né pensione né lavoro. Allora non vorrei che i loro signori stanno lavorando perché queste istanze non irrompano nella cosiddetta democrazia italiana. Ecco, al di là dell'iniziativa di Draghi c'è cioè chi auspica comunque solidarietà da parte della Germania, ma come può un Paese in cui i propri ricchi non hanno offerto solidarietà, opponendosi alla patrimoniale, chiedere poi la solidarietà di altri Paesi? Vabbè, è un gioco di, di grande, ovviamente, ipocrisia, perché eh, si chiama solidarietà il diritto di imporre le regole di funzionamento ad un paese. Se accedi al fondo salvastati, dopo, come già purtroppo l'Italia ha fatto in buona parte potrai come dire, dire, consegnare loro la decisione di privatizzare la tua sanità, di vendere le strade, di cedere i trasporti, eccetera, eccetera, eccetera. Chiamano questo solidarietà. È chiaro che poi c'è una finanza che teme anche questa limitazione e quindi in queste ore lo spread diminuisce, il, come dire, la situazione sembra migliorata. È un grande imbroglio, la solidarietà nulla c'entra, se di solidarietà e di interesse comune si fosse trattato si sarebbe salvata la Grecia una settimana dopo i primi indicatori e non si sarebbero come dire, fornite quelle ricette che hanno prodotto che oggi molti bambini greci soffrono di malnutrizione. Siamo, siamo in chiusura, torniamo sulla legge elettorale premio di maggioranza al primo partito e se per ipotesi il primo partito diventasse il movimento 5 stelle cosa succederebbe? Ma sarebbe come dire un, un simpatico smacco alla democrazia parlamentare fermo restando che eh, quando in un'organizzazione decide un solo individuo e quando in luogo della trasformazione del riscatto, del cambiamento sembra, si sembra preferire l'ordine. Io resto, come dire, sempre preoccupato che questo corrisponda ad una innovazione e a un qualcosa che riguardi i lavoratori e le persone comuni. Buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Tacquino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.